Con questo video tutorial, dopo che abbiamo realizzato e abbiamo visto perlomeno come si realizzano i menu orizzontali, vediamo invece come si realizzano i menu verticali. Prendiamo ancora spunto dal sito del sito comprensivo di Hoogeate per vedere quello che è il nostro obiettivo d'arrivo. Noi vogliamo creare in pratica i menu che stanno qua sulla sinistra, che hanno un primo box che la collega ha nominato in evidenza e che contiene tutte le circolari prodotte dalla scuola, con l'archivio automaticamente mensile, vedete marzo, però potremmo avere anche febbraio, gennaio e via discorrendo, e le news, anch'esse, con un automatismo che consente di andarle a inserire nell'archivio stesso. Circolari sono in pratica comunicazioni firmate e protocollate, le news invece sono notizie del sapore così meno ufficiale, tipo un po' volanti, quelle non supportate da una circolare protocollata. Il collega in più ha messo poi l'albo della scuola, ma noi l'albo aspettiamo a metterlo anche perché avremo la possibilità poi, nel momento in cui arriviamo alla gestione dell'albo, di utilizzare anche un plugin apposito che dispone già le notizie in modo corretto e conforme a quelle che sono le richieste delle linee guida, ma lo faremo dopo. Poi mettiamo invece un altro menu che è sulla scuola, una sulla segreteria e poi ci fermiamo. Magari sulla scuola, anzi faremo forse solo quella sulla scuola, magari mettiamo soltanto un tre elementi, il nostro istituto, dirigenza, organigramma. Poi il resto lo compilerete voi perché la modalità è analoga. Ci fermiamo in questa lezione, questa settimana, a costruzione delle pagine solo di primo livello. Poi le pagine invece sottopagine, che sono quelle figlie, ad esempio, non so, del nostro istituto, poniamo che il nostro istituto poi qui non ce ne abbia come figlia, non so, la storia, piuttosto che non so, mettiamo lì laboratorio o altro, beh, saranno sottopagine che metteremo in un secondo momento. Bene. Per non far confusione, però, andiamo subito a lavorare. Quindi mettiamo il box che chiamiamo comunicazioni, che conterrà al proprio interno circolari e news. Cosa interessante è che questo box è fatto un po', i contenuti di questo box sono un po' come quelli della barra orizzontale con gli studenti, cioè sono anche qui, ricordiamo, pagine con categoria, cioè sono delle pagine che al proprio interno ospitano degli archivi, cioè delle comunicazioni, cioè degli articoli, secondo il linguaggio di WordPress. Allora, prima cosa facciamo? Creiamo le due categorie che sono circolari e news. Più, qui non c'è categoria, allora andiamo in bacheca, pensavo che fosse già disponibile sopra, articoli, categorie. Allora mettiamo comunicazioni. Aggiungi comunicazione che è la numero 9, ok, e news che immagino sarà la numero 10. News, perfetto, che è la 10. E ci facciamo allora le pagine come abbiamo visto la volta precedente, un ripasso. Nuova pagina, comunicazioni. Scusate, ho sbagliato, era circolari. Allora, faccio una correzione. Va bene anche senza rifare video tutorial perché a sbagliare può capitare, no? Così vediamo anche come correggere. Volevo scrivere circolare, non comunicazione. Ho scritto comunicazione invece che cancellare, faccio modifica, E qua mi scrivo circolari. Aggiorna. Ecco, circolari. E però l'abbreviazione comunicazione, cambiamogli anche l'abbreviazione, modifica, così siamo assolutamente corretti. L'abbreviazione è la versione amichevole del nome, è solitamente tutto in minuscolo e contiene solo lettere, numeri e trattini, ma lo fa in automatico il sistema. Ecco, quindi la categoria circolari è la numero 9, la categoria news è la numero 10, lui dispone in ordine alfabetico, perfetto. Nuova pagina, circolari, mi ero proprio sbagliato a scriverlo, template,
pagina con categoria, e poi qua andiamo dove siamo, qua sui campi personalizzati, categoria 9, ok, pubblica. Poi facciamo la pagina news, categoria 10, pagina con categoria pubblica. Benissimo, allora adesso possiamo farci il menu subito, aspetto menu, e vediamo il modo diverso di gestire questi menu, con la prima parte che è assolutamente uguale. Creiamo un nuovo menu che chiamiamolo questo, sì, comunicazioni, che raccoglie dentro, che cosa? Le circolari e le news. Vediamole ancora qua in testa e andiamo a cliccare su aggiungi menu. Eccole qua, e voglio mettere circolare sopra, la trascino sopra. Salva menu. Ecco, nella gestione dei blocchi di menu laterali ho finito nell'utilizzare la, diciamo, la scheda aspetto menu. Però adesso come faccio a metterla dentro nel sito? Questo vale, ripeto, per il menu verticale. Si usa un modo diverso e si va su una nuova scheda per la prima volta, che aspetto widget. È molto interessante. Vedete che tiene qua degli elementi, no? Ad esempio, in automatico il tema aveva questi: cerca, articoli recenti, commenti recenti, archivi, categorie e meta. Noi tutte queste le togliamo perché non ci interessano. Cancella. Cancelliamo anche questo, che tra l'altro sono poi cose che uno può inserire attraverso il trascinamento. Cancelliamo anche i commenti, cancelliamo gli archivi, cancelliamo le categorie. Ovviamente uno poteva anche tenerseli, però otteneva poi un effetto diverso rispetto a quello voluto. E cosa mettiamo nella barra laterale 1? La barra laterale 1 è la barra che si trova qua sulla sinistra. Apriamo e andiamo a mettergli il menu personalizzato. Come facciamo? Prendiamo, clicchiamo su menu personalizzato, lo trasciniamo qua sulla barra laterale 1. Ma qual è il menu personalizzato? Posso scegliere. È il menu comunicazioni, che si chiamerà comunicazioni. Uno addirittura potrebbe mettere un'etichetta diversa. E salvo. Fatto. Andiamo a vedere se è vero. Andiamo sul sito. Ecco, vedete, sono spariti tutti gli altri, ho creato il primo menu circolari, già pronto ad ospitare il tutto. Cioè, in pratica noi siamo già a posto, potremmo già quasi uscire col sito, se non avessimo ovviamente da inserire le parti fisse, no? I contenuti. Però la struttura è già praticamente pronta. Beh, però andiamo avanti, visto che ci stiamo prendendoci gusto, e facciamo la scuola, e per semplicità cominciamo a mettere soltanto il nostro istituto dirigenza organigramma. Benissimo. Ecco, scusate ancora una cosa, cosa sono queste? Pagine normali, non sono pagine dove arrivano in automatico degli articoli, tipo studenti, docenti, genitori o circolari o altro, ma sono un po' come glossario, accessibilità, crediti. Quindi li andiamo a costruire come pagine normali. Quindi andiamo su nuovo pagina e li mettiamo. So, la nostra scuola, o se uno vuole mettere il nuovo istituto, fa lo stesso. Pubblica. Vedete, è normale, eh? Quindi non aggiungo nulla, sono pagine standard. Poi dirigenza, poniamo, ok, pubblica. Beh, l'organigramma io solitamente lo metto in alto, qui facciamo finta che lo mettiamo qua, poi ripeto, sta a voi scegliere la posizione. Organigramma, ok, pubblica. Sbagliato, ho messo qua, vedete, un minore. Andiamo qua, lo tolgo, aggiorna, vedete, modifiche come facile farle. Perfetto. Adesso cosa facciamo? Andiamo a inserirle nel nostro menu. Andiamo a inserire nel nostro menu con aspetto menu. E cosa dobbiamo creare? Creiamo il nuovo contenitore, la scuola, più, oppure la nostra scuola, facciamo la scuola. Io metto la S minuscola perché secondo me è più giusto. Creazione meno.
Ok, e qua ci inseriamo, organigramma, dirigenza, la nostra scuola. Aggiungi il menu. Fatto. Beh, vedete, lui mette in ordine inverso in realtà, quindi se noi volessimo evitare un passaggio in più, anzi, dirigenza forse seconda, adesso non mi ricordo dove era qua, dirigenza, seconda, ok. Noi, siccome sono nel cronologico inverso, facciamo l'inverso: nel momento in cui riscriviamo, abbiamo un passaggio in meno. Salva menu, vediamo se ci ricordiamo. Come faccio a metterlo là? Non qua, perché qui serve per gli orizzontali. Widget, aspetto widget, barra laterale 1 perché li dispongo qua sulla sinistra. Sono quelli sempre visibili. Attenzione, e quindi mi prendo il mio menu personalizzato, me lo sposto qui e gli dico cosa vuoi qua. Voglio quello sulla scuola. Come lo vuoi chiamare? La scuola. Benissimo, salva. Andiamo a vedere se è vero che c'è. Eccolo qua, vedete? Quindi la creazione dei menu ancora senza contenuto è un giochetto. E poi quindi l'invito sarebbe, adesso uno può utilizzare anche, no, un modello già preesistente di voci. Cosa vogliamo metterlo e aggregato in quale modo? La costruzione nel giro di un'oretta del nostro sito a livello di menu, quindi non ancora di contenuti, diventa fattibile in modo abbastanza veloce.